penso che almeno una andrebbe salvata, visto che una è già sbocconcellata e credo che sia irrimediabilmente perduta. I restauri si fanno anche sui pezzi di infinitesimali, però non credo che sia il caso di farlo su questo, almeno salvarne una, come ricordo di un'epoca, di un film anche. E per Ravenna credo che sarebbe importante salvarla, salvare quello che è, almeno in parte, quello che è stato costruito precedentemente e non distruggerlo per costruire il nuovo. Sì, va bene il nuovo, certamente tutto si evolve, tutto si modernizza, però se distruggiamo tutto quello che è del passato non ne abbiamo più memoria. È un esempio paradigmatico di quanto la nostra sia una memoria selettiva e riconosce grande valore a oggetti storici di un'archeologia classica e poco a quello che è l'archeologia industriale. Nonostante questa sia disciplinata dal codice dei beni culturali, ma a livello internazionale, sono qui a rappresentare il sostegno dell'AIPAI, l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, che all'interno del TIPIC si occupa appunto di questo patrimonio, che ha al pari dignità di tutto quello che è archeologia classica. Io credo che queste torri, che raccontano una storia di sviluppo industriale di questo territorio, di questa darsena, di queste famiglie, abbia tutto il dovere di essere mantenuto, e ripeto questa frase.